Buon pomeriggio, bentrovati con questo appuntamento della nostra informazione in apertura di telegiornale. Ci occupiamo chiaramente della condanna al governatore della Calabria, Giuseppe Scopelliti. Sentiamo. In nome del popolo italiano, il Tribunale di Reggio Calabria, visti gli articoli 533, 535 CPT, dichiara gli imputati colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti e per l'effetto condanna Scopelliti Giuseppe alla pena di anni 6 di reclusione, Stracuzzi Carmelo, D'Amico Domenico e De Medici Ruggero Ettore alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Visti gli articoli 29 e 32 CT, dichiara Scopelliti Giuseppe interdetto in perpetuo dai pubblici uffici in stato di interdizione legale durante la pena. Stracuzzi Carmelo, D'Amico Domenico, De Medici Ruggero Ettore interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni 5. Visto l'articolo 537 CPP, dichiara la falsità degli atti di cui ai capi A e B dell'imputazione. Visti gli articoli 538 e seguenti CPP, condanna gli imputati al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile comune di Reggio Calabria, da quantificare in separato giudizio, nonché alla rifusione delle spese legali da questa sostenute, che si liquidano in euro 3.000. Condanna altresì i predetti imputati al pagamento della provvisionale nella misura di euro 120.000 per Scopelliti Giuseppe in relazione a tutti i capi di imputazione, nonché di euro 20.000 ciascuno per Stracuzzi Carmelo, D'Amico Domenico e De Medici Ruggero Ettore in relazione al capo dell'imputazione. Visto l'articolo 544 CPP, indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione della sentenza. L'udienza è tolta. Avvocato Labbadia, 6 anni a Giuseppe Scopelliti, 5 anni per interdizione ai pubblici uffici, una sentenza che certamente voi non vi aspettavate. No, non ce lo aspettavamo, non ce lo aspettavamo perché eravamo consci dei nostri argomenti di difesa e della fondatezza dei nostri argomenti difensivi. Siamo evidentemente delusi, aspetteremo le motivazioni. Questo è quello che posso dire. Ed è di questi ultimi minuti l'annuncio della volontà da parte di Scopelliti di dimettersi. Lascerà probabilmente a breve, insieme agli assessori e ai consiglieri di maggioranza, l'incarico da presidente. E nei prossimi appuntamenti dell'informazione vi daremo maggiore notizia. E con Iole Santelli, la coordinatrice regionale di Forza Italia, telefonicamente abbiamo commentato la sentenza di condanna per Giuseppe Scopelliti, sentenza che la Santelli ritiene ingiusta. Sentiamola. Parliamo un attimo dell'argomento del giorno, della sentenza per Giuseppe Scopelliti. Qual è il suo pensiero? Una sentenza che sinceramente non mi aspettavo, soprattutto in questa dimensione di gravità, che mi sembra oggettivamente inaudita. Potevo immaginare o pensare che ci sarebbe stata una contestazione eventuale di abuso, mi sembra assurda la contestazione di falso in bilancio, che posso immaginare dal dispositivo, visto che c'è stata anche la condanna dei revisori dei conti. Quindi lei ritiene che potrebbe essere questa una sentenza anche politica? Beh, guardi, io valuto che sono moltissimi i comuni che sono in debito fuori bilancio, quasi la maggioranza dei comuni hanno difficoltà di bilancio e a fronte di questo l'unico forse sindaco che è stato portato alla sbarra per una causa di falso in bilancio è Francesco Pelliti. Faccio a lei poi le deduzioni. Il centrodestra si stringe intorno a Scopelliti? È compatto? Ma direi che è ovvio.
Quindi lei ritiene che questa sentenza sia una sentenza ingiusta e che tale sia riconosciuta da tutti i partiti del centrodestra? Ma guardi, ribadisco, c'è un dato di fatto, c'è un problema che riguarda i bilanci degli enti locali. E sui bilanci degli enti locali, se andiamo a guardare i dati a livello nazionale, o almeno se vogliamo guardare i dati a livello calabrese, chiediamoci quanti comuni sono in dissesto o in predissesto. Chiediamo quanti sindaci di comuni in predissesto o con problemi seri di bilanci comunali sono in questo momento accusati di falso in bilancio. Mi pare che uno dei comuni che abbia enormi difficoltà finanziarie è anche il suo ex sindaco, sia in questo momento ministro della Repubblica. Mi pare che ci sia una enorme disparità di giudizio. E allora la legge è uguale per tutti, si applica allo stesso modo. Se un sindaco che propone, che ha delle difficoltà, diciamo delle diverse poste di bilancio e quindi presenta un falso in bilancio, è legalmente responsabile di questo, secondo la magistratura, se c'è un'azione penale uguale, questo riguarda tutti i sindaci, non può riguardare esclusivamente una procura, un sindaco ed un'azione singola giudiziaria. Io faccio parte di un partito che della vicenda giudiziaria, giustizia e dell'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge e dell'applicazione corretta della giustizia e della magistratura, dell'azione della magistratura, ha fatto sempre la sua bandiera. Lei ha sentito Scopelliti? Certo. E guardiamo alla cronaca, i finanzieri di Cosenza hanno sottoposto a sequestro beni per 11 milioni di euro nei confronti di tre persone ritenute contigue alla cosca Muto di Cetraro. Ammonta ad 11 milioni il sequestro di beni eseguito dai finanzieri di Cosenza nei confronti di tre fratelli di Cetraro accusati di usura aggravata nell'aver favorito la cosca dell'Andrangheta dei Muto di Cetraro. A disporre il sequestro il Tribunale di Cosenza, che ha accolto la richiesta del procuratore della DDA di Catanzaro Vincenzo Antonio Lombardo. Le indagini patrimoniali avrebbero consentito di ricostruire un notevole complesso patrimoniale facente capo agli indagati, costituito da beni immobili, attività commerciali e quote societarie detenute sia direttamente che attraverso prestanome, il cui valore è risultato sproporzionato rispetto alle capacità economico-reddituali dei rispettivi titolari. Uno degli aspetti di maggiore interesse investigativo emerso dagli accertamenti, sottolineano gli inquirenti, riguarda l'individuazione in capo ai responsabili di una stretta comunione di interessi nella gestione delle loro attività economiche e finanziarie, una sorta di holding familiare dotata di una cassa comune e di un potere decisionale per investimenti collegiali. L'attività di analisi documentale ha consentito di ricostruire l'intreccio di rapporti societari in continuo mutamento attraverso varie cessioni o intestazioni di quote nell'ambito dei membri della famiglia e di accertare l'esistenza di una vera e propria cassa comune utilizzata per finanziare l'attività usuraria o quale forma di investimento nella costituzione o acquisto di nuove società e costruzione di immobili. A partire dal 2004 in particolare, i tre avrebbero effettuato notevoli investimenti in beni e società, alcuni dei quali in maniera ufficiale, altri ricorrendo a intestatari fittizi utilizzando le considerevoli disponibilità finanziarie frutto dell'attività delittuosa posta in essere. I beni sequestrati comprendono quote e compendi aziendali relativi a 17 società operanti nel settore di promozione pubblicitaria, edile, produzione e vendita di mobili, calzature, abbigliamento finanziario e onoranze funebri, due ditte individuali operanti rispettivamente nei settori di vendita calzature e mobili, 12 immobili ubicati nei comuni di Belvedere Marittimo, Cetraro, Scalè e Longobardi e diverse disponibilità bancarie e finanziarie. Con il voto di fiducia del Senato, il decreto Delrio che svuota le province di tutte le competenze ritorna alla Camera per l'approvazione finale. Secondo le ultime modifiche, le attuali giunte rimarranno in piedi fino a fine anno. Sentiamo sull'argomento il parere del presidente della provincia di Crotone, Stano Zurlo. Presidente Zurlo, con il voto di fiducia è passata la legge ordinaria che riguarda l'abolizione delle province. Soddisfatto? Ah, moltissimo, tanto tuonò che piove. Purtroppo sono circa 3 anni che si parla province sì, province no, abolizione. Prima solo 5 piccole province, fra cui Crotone, poi dovevano accorparci a Catanzaro.
Adesso, con i rischi che c'erano, che venivano rappresentati, probabilmente è passato un qualcosa di meno al momento invasivo, che rimane negativo per me perché per sostituire qualcosa devi organizzare prima chi fa dopo le cose che faceva la provincia. Questo non è stata fatta, adesso vabbè, la palla è al governo che deve attuare pure. Al momento ci sta una legge che rappresenta, che pone una serie di dubbi interpretativi su come effettivamente mandare avanti poi i servizi. Vediamo, noi intanto fino a giugno continueremo il nostro mandato, poi dopodiché saremo disponibili fino a dicembre, per come dice la legge, gratuitamente a prestare sia il Presidente che la Giunta, però già con il Governo diciamo una cosa chiara, insomma noi i trasferimenti non arrivano, le province hanno sopportato in questi anni anche i cittadini che erano arrabbiati perché alcune cose non potevano essere fatte perché non, per i tagli dei trasferimenti e per quel poco che dei trasferimenti che c'era che non arrivava. Quindi disponibili a assumere questo carico in un certo tempo per arrivare all'effettivo trasferimento delle competenze, però è opportuno che il governo si renda conto che le province così non possono continuare ad andare avanti. Una battuta veloce ed è questa, insomma, come cambierà Crotone e il suo territorio, sicuramente in maggiore affanno? Ma a mio avviso sì, perché è sempre un punto di riferimento che si perde, che oltretutto per 6 mesi nella migliore delle ipotesi, ma io purtroppo penso che sarà almeno un anno in cui tante funzioni verranno congelate, ci sarà un periodo di incertezza su chi deve fare alcune cose, siccome devono essere fatte, e questo giustificherà il fatto di non mandare dei soldi per fare degli investimenti da parte del governo centrale, ma chi ne pagherà le conseguenze saranno i cittadini. Cercheremo di limitare i danni nel modo migliore possibile, poi vedremo il governo come farà i regolamenti attuativi, come si decideranno nella conferenza Stato-Regioni con le regioni, come verranno divise le competenze. Certamente non è una cosa positiva per il nostro territorio. Si è parlato di pari opportunità in un incontro promosso dall'Istituto di Istruzione Superiore Leonardo da Vinci di Cosenza. L'iniziativa si è svolta in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale. Un interessante progetto sulle pari opportunità si è svolto ed è stato promosso dall'Istituto di Istruzione Superiore Leonardo da Vinci di Cosenza. Il progetto, dal titolo Legalità e Parità, è stato messo su col chiaro intento di formare il corpo docenti sulle possibilità di trasmissione agli studenti di un nuovo modo di pensare alla donna in relazione anche al tema della legalità. È una proposta educativa indirizzata ai 3 ordini scolastici, soprattutto perché non si finirà mai di parlare e di affrontare il problema della parità di genere, anche perché la cronaca sappiamo che cosa ci rimanda, cose drammatiche, numeri drammatici ed esperienze di una violenza inaudita. Allora non si può aspettare che le cose accadano. In effetti io in questi giorni ho girato nelle altre città capoluogo di provincia, oggi e siamo a Cosenza ed è il 5° dei 5 seminari infoformativi che stiamo realizzando. Ho avuto modo di sentire molte belle esperienze di cose fatte dalle scuole calabresi e questo mi conforta perché io sono una calabrese che vive da 42 anni a Modena. Un nuovo filone di pensiero dunque da trasmettere ai giovani al fine di debellare un vecchio retaggio culturale della donna vista come sesso debole. La realizzazione delle pari opportunità è lontana sia in Calabria che, ma potrei dire, nel resto d'Italia. Quindi, cioè, al di là di come viene vista la donna come sesso debole o meno, quello che diciamo lascia ancora molto basiti è che la donna viene considerata non di pari dignità in troppi contesti. Se stiamo qui ancora a discutere del raggiungimento delle pari opportunità è perché effettivamente non possiamo dire raggiunte. Un progetto interessante che il Da Vinci ha messo su in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Provinciale. È importante discuterne a scuola, e incominciando dalle scuole primarie e dalla scuola dell'infanzia, che i bambini devono essere educati alla parità di genere. Con il neo assessore all'urbanistica del comune di Crotone, Contarino, abbiamo parlato dei cantieri aperti in città e di sua competenza. Contarino fa una ricognizione sui modi e sui tempi di chiusura lavori. Assessore Contarino, facciamo una ricognizione ad una settimana dalla sua nomina
di assessore all'urbanistica del Comune di Crotone, una ricognizione dei cantieri aperti in città e di pertinenza dell'urbanistica. Sì, abbiamo già fatto in questo brevissimo tempo di nomina ad assessore all'urbanistica una prima ricognizione sui cantieri di pertinenza di questo assessorato, quindi stiamo parlando del lungomare, del parcheggio cimitero via per Capocolonna e del parco ride su via Regina Margherita. Andiamo per ordine. Allora, diciamo, premesso che noi continuiamo a dire che le imprese che lavorano con il Comune di Crotone nel momento in cui finiscono i lavori devono essere pagati immediatamente, perché chi lavora con noi deve avere questa priorità, perché in questo momento stanno, diciamo, le nostre imprese stanno attraversando un momento particolare e il Comune gli deve stare vicino. Dall'altra parte chiediamo e pretendiamo tempi certi, perché i nostri cittadini sanno che queste sono risorse della comunità, quindi i nostri cittadini devono sapere i tempi dei lavori. E non possiamo pensare che se un lavoro deve finire ad aprile di quest'anno, possiamo pensare di finirlo ad aprile del prossimo anno. Quindi noi abbiamo preteso tempi certi. Quindi, lungomare, il primo tratto pensiamo assolutissimamente, perché sappiamo che a maggio ci sono, oltre la nostra festa mariana, ma ci sono delle iniziative di respiro nazionale sulle quali dobbiamo essere pronti. Quindi dobbiamo essere pronti il 1° maggio sul primo tratto. Quindi l'impresa sta lavorando in maniera veramente alacre per diciamo, mantenere questo, diciamo, questa tempistica. Per quanto riguarda il famoso secondo tratto, anche qua dobbiamo avere tempi certi, perché sappiamo che lì insistono una serie di attività commerciali, che ci stiamo avvicinando verso l'estate, quindi anche per loro diventa un momento lavorativo incessante. Quindi anche qua dobbiamo avere dei tempi certi, altrimenti i lavori li facciamo più in avanti. Per quanto invece riguarda il cimitero, anche qua pensiamo il parcheggio di chiuderlo entro maggio e poi verificare che tipo di tempistica ci diamo sulla via per Capocolonna, perché sappiamo le difficoltà da maggio-giugno su quella via, che cosa è per Crotone, al momento è l'unica strada per i crotonesi per andare al mare. Park and Ride, maggio, primo step, lo finiamo. Per quanto invece riguarda la pavimentazione e tutto quello che riferisce il progetto, quando, diciamo, questo lo faremo per la fine di maggio. Questi sono i tempi che noi ci stiamo abbiamo assegnato alle nostre imprese, ma una volta che abbiamo finito tutte le cose dobbiamo essere nelle condizioni di mettere su una conferenza stampa, quindi ufficializzare modi, tempi, come verranno fatti questi tipi di lavoro fino alla fine. La Regione Calabria ha adottato il convegno sulle nanotecnologie, un'assise spontanea che ogni anno in estate porta nel Soveratese, in provincia di Catanzaro, alcuni tra gli scienziati più importanti a livello mondiale. Nano Calabria è un'iniziativa di grande importanza che tende a fare conoscere nelle scuole calabresi le meraviglie delle nanotecnologie, che rappresentano non solo il futuro ma soprattutto il presente. È importante valorizzare questa splendida esperienza che dal 2008 si svolge a Gagliato, un comune della provincia di Catanzaro, sopra Soverato, dove si danno convegno i più importanti scienziati di nanotecnologie, grazie a Mauro Ferrari. Un'esperienza importante e che rappresenta uno degli appuntamenti scientifici più importanti del nostro paese, che noi intendiamo valorizzare, promuovere, fare conoscere e utilizzare per fare crescere la cultura scientifica all'interno delle nostre scuole. La nanotecnologia è una piattaforma che sta attraversando tutte le scienze e le tecnologie ed è un'area di frontiera dove è importante dare alle nuove generazioni delle competenze che consentano di affrontare il mondo professionale attrezzati con degli strumenti di conoscenza per individuare strade sia nel mondo accademico che nel mondo professionale che portino a
soluzioni di carriera importanti e produttive. Ringraziamo l'assessorato alla cultura per aver dato l'opportunità a un gruppo di 12 docenti dell'Accademia di Galeazzo nelle Scienze di entrare in contatto con referenti scolastici di questi istituti, con i quali inizieremo l'intervento tra il 5 e il 10 di maggio, e speriamo che questo sia l'inizio di una collaborazione per continuare su questa strada di disseminazione del sapere scientifico presso un pubblico di non esperti. L'Accademia di Galeazzo promuoverà Nano Galeazzo 2014, l'evento scientifico ormai divenuto appuntamento tradizionale nel piccolo paese di Galeazzo dal 24 al 29 di luglio, e contiamo di avere anche quest'anno un numero di scienziati importanti che verranno da tutto il mondo, e continueremo pure l'Accademia di Galeazzo per i bambini e ci aspettiamo un numero di partecipanti come negli anni passati, di centinaia di bambini che avranno questa opportunità che nessun altro bambino in Italia ha in questo momento, di incontrare scienziati importanti e di parlare di nanoscienza. Anche Cosenza ha aderito all'iniziativa Earth Hour 2014 presentata nel Salone di Rappresentanza del Comune. Sabato per un'ora luci spente nella città dei Bruzzi. Il servizio. Anche per il 2014 Cosenza ha scelto di aderire all'iniziativa Earth Hour, campagna di mobilitazione lanciata dal WWF internazionale per la lotta ai cambiamenti climatici. Luci spente per un'ora, gesto simbolico che unirà più punti sparsi nel globo terrestre per far fronte comune. Si tratta infatti di una mobilitazione globale del WWF che coinvolge tutti i cittadini del mondo attraverso il semplice gesto di spegnere le luci per un'ora, così da partecipare attivamente alla lotta contro i cambiamenti climatici. L'amministrazione comunale di Cosenza ha deciso per quest'anno di partecipare attivamente all'iniziativa, lasciando al buio l'intera piazza dei Bruzzi dalle 20.30 alle 21.30 di sabato 29 marzo, iniziativa presentata nel corso di una conferenza stampa che si è svolta a Palazzo dei Bruzzi. L'Ora della Terra è un'iniziativa organizzata dal WWF internazionale che si celebra in tutto il mondo. Dalle 20.30 alle 21.30 di sabato saranno spente le luci in 7.000 città di tutto il mondo, e Cosenza ha voluto aderire, e noi per questo ringraziamo l'amministrazione comunale, perché anche a Piazza dei Bruzzi noi faremo questa iniziativa dando anche delle, come dire, spiegazioni per come deve essere l'inversione di tendenza rispetto ad allo sconvolgimento climatico che c'è su base mondiale. E la nostra informazione termina qui, prossimo appuntamento alle 17. A me non resta che lasciarvi allo sport e dirvi che tra pochissimo parte in diretta la trasmissione Chiamate in diretta con Fabio Regalino. Oggi si parlerà di Serie A e di Crotone Calcio. Arrivederci. Una giornata, quella di oggi, durante la quale avremo modo di capire molte cose. Alle 14.45 sulla nostra emittente regionale, canale 12 del Digitale Terrestre, andrà in onda il consueto programma di Fabio Regalino Chiamato in diretta, prettamente dedicato alla possibile promozione in Serie A, con tutti i vantaggi che potrebbe ottenere il nostro territorio e non solo dal punto di vista sportivo. In studio ospite il presidente del Crotone, Raffaele Vrenna, al telefono diversi giornalisti di fama nazionale, giocatori e allenatori che hanno fatto la storia e contribuito ai successi del team pitagorico. Subito dopo l'abituale conferenza stampa prepartita con Drago protagonista, al quale chiederemo gli ultimi sviluppi in vista dell'incontro di domenica con la Ternana, squadra scorbutica sicuramente alla nostra portata, che ha precedenti favorevoli sul terreno dello Scida. C'è quindi da sfatare un tabù, e questa sembra essere la volta buona. A parte ciò, le condizioni dei nostri ragazzi dovrebbero essere al top, e adesso l'unico spauracchio da sconfiggere è forse il troppo entusiasmo per un sogno che sembra avverarsi, ma in realtà, a parte la salvezza che è sempre un grande traguardo, ancora non è stato fatto null'altro, anche se tutto sommato c'è da sottolineare che la squadra pare abbia assimilato bene la giusta mentalità per ovviare a certe emozioni, e lo ha dimostrato nel match di Lanciano. La Rarinantes Crotone di pallanuoto stecca in casa la prima contro il Maglie, una battuta d'arresto che comunque non pregiudica gli obiettivi della formazione crotonese. Felice, una prima gara non fortunatissima, a che cosa debiti questa prima gara
con una sconfitta casalinga? Essenzialmente a un troppo nervosismo. Dovuto a che cosa? Non lo so, non sono riuscito a capirlo perché abbiamo cercato tutta la settimana di prepararla nel miglior modo e i ragazzi erano non ho visto la squadra degli allenamenti. Quindi è un fattore psicologico, una emotività forse legata all'esordio e forse anche a qualche aspettativa di fare chissà che cosa. Non siamo rimasti tranquilli e si è visto, insomma, abbiamo sprecato occasioni innumerevoli, pagando forse in maniera esagerata da una squadra che doveva essere da noi, non dico facilmente perché nello sport questo non esiste, però era assolutamente nella nostra portata, ma soprattutto perché noi dal punto di vista atletico siamo preparatissimi e oggi non lo abbiamo assolutamente fatto vedere, e complimenti al Maglie che è riuscito a sfruttare le occasioni che ha avuto. Questa sconfitta non pregiudichi quelli che sono i vostri obiettivi? Senz'altro no, il campionato ancora è lungo, la fortuna almeno di quest'anno che è partita per partita. È andata male e ci è solamente invogliato a fare meglio. Il tuo coach diceva che siete stati un po' nervosi, dovuto secondo te? Secondo me alla troppa voglia di vincere. Abbiamo pensato troppo a vincere dall'inizio, che è giusto come pensiero. Però come siamo andati sotto di uno, abbiamo subito qualche tiro, non siamo riusciti a fare gol e ci siamo innervositi. E è andata male, è andata così. Oramai è andata. L'archiviamo. Prossimo incontro? Il prossimo incontro fra 15 giorni contro una squadra probabilmente la più forte del campionato, il Modugno, andremo fuori casa, vediamo un poco, ci dobbiamo riscattare. Probabilmente eravate a conoscenza del fatto che il Crotone era e dovrebbe essere, grazie del bacio, una delle favorite alla vittoria finale, però l'acqua, il campo, anche se non è un campo, ha dimostrato qualcosa di diverso. Sicuramente, noi abbiamo interpretato la partita al meglio, concedendo pochissimo in difesa, infatti le loro realizzazioni sono arrivate solo su 3 tiri di rigore, addirittura abbiamo evidenziato una condizione fisica ottima, perché il terzo e il quarto tempo siamo riusciti a tenere il Crotone alle corde. Il campo di Crotone per noi è stato sempre un campo difficile. Siamo riusciti a prendere questa vittoria con i denti e con il sudore della fronte, sapendo che il Crotone è sempre stato un campo difficile per noi e per tutte le compagini di questo campionato. Faccio un applauso ai miei compagni e una menzione per il nostro portiere, che è veramente stato formidabile quest'oggi. Non farti sentire dal tuo coach, i programmi quali sono? I programmi vediamo piano piano. Ci toglieremo le nostre soddisfazioni, vediamo come va. Bocca al lupo. Abbiamo subito lo scontro diretto la prossima col Modugno, vediamo che succede. Bocca al lupo. Crepi. Grazie.